A circa 200 metri a sud della Basilica della Natività di Betlemme si trova la piccola cappella della Grotta del Latte, un luogo ricco di simbologia, come la pietra bianca presente al suo interno. Secondo una tradizione del VI secolo, la Vergine Maria vi si nascose con il bambino Gesù prima della fuga in Egitto. Maria stava allattando quando qualche goccia del suo latte cadde sulla pietra, facendola diventare completamente bianca. Per molti secoli questo luogo è stato oggetto di grande venerazione da parte di famiglie provenienti dalla Terra Santa e da tutto il mondo, soprattutto quelle che desiderano avere figli. Sia musulmani che cristiani vengono alla Grotta del Latte e dimostrano il loro grande amore per la Vergine Maria. Si inginocchiano di fronte all'icona e chiedono di avere la polvere della Grotta del Latte. Dio ha benedetto anche molti musulmani per la loro fede sincera. Dio li ha benedetti perché potessero avere figli. Dentro la Grotta del Latte c'è un luogo speciale che raccoglie le lettere spedite da diversi paesi da coppie che hanno ricevuto la grazia. Centinaia di storie ogni anno. 21 anni fa, padre Lawrence ha catalogato più di 500 testimonianze di miracoli ritrovate negli archivi della grotta, la cui organizzazione è iniziata 2 anni fa. Nel 2017 sono stati raccolti 450 miracoli e quest'anno, fino ad ora, altri 63. Si tratta di un luogo che racconta la prima fase della vita del bambino Gesù e la maternità di Maria. Un luogo che raccoglie testimonianze che arrivano anche da oltreoceano, da parte di chi non è venuto in Terra Santa, ma si è affidato alla preghiera di amici. Nós engravidamos uma primeira vez e só chegamos até a quinta semana de gestação. Sono rimasta incinta una prima volta e sono arrivata solo alla quinta settimana di gestazione. La seconda volta ho perso il bambino all'8ª settimana di gravidanza. I nostri esami erano normali e i medici dicevano che le 2 interruzioni erano state una fatalità. Non abbiamo mai smesso di pregare. È stato allora che una nostra grande amica è andata in Terra Santa. Ha pregato per noi nella Grotta del Latte e ci ha mandato un'immagine della Vergine Maria. Nello stesso momento abbiamo chiesto l'intercessione della Madonna per il dono della maternità e della paternità. Pochi mesi dopo sono rimasta incinta di nuovo e questa volta sono riuscita a portare a termine la gestazione. Ed ecco qui il nostro dono di Dio, Mateus, di 2 mesi e mezzo. E qui il nostro presente di Dio, Mateus con 2 mesi e mezzo. Alcune testimonianze hanno sorpreso persino i medici. Questi sono alcuni pellegrini che sono giunti alla Grotta del Latte dalla Polonia e hanno chiesto alla Vergine Maria di concedere loro la grazia di una gravidanza. Questo è il certificato rilasciato da un ospedale polacco nel 2013 che attestava che questa donna soffrisse di sterilità. Ciò che è accaduto è stata una grazia di Dio che le ha dato un bambino per intercessione della Vergine Maria. Questo è un miracolo.